Benvenuti ragazzi con un ennesimo episodio di IB. Nella parte precedente avevamo raggiunto lo sketchbook, area finale del gioco. E ora durante tutto questo dungeon vedremo i risultati finalmente di come abbiamo giocato. Molto bene, qui intanto non c'è una statuina di IB appesa, perché se trovavate il sinister pending qua poi vi appariva una statuina di IB appesa a una corda e sanguinante pure, molto inquietante. Comunque, la prima cosa da fare è esaminare un attimo qui. È chiusa, guardando meglio c'è scritto sulla porta: ci sono istruzioni sull'edificio rosa, leggile per aprire questa porta. Che messaggio gentile, sembra quasi essere sospettoso. Questo è l'edificio rosa, queste sono delle scritte. La chiave rosa è sempre tenuta nella casa della cesta dei giocattoli. La cesta dei giocattoli, beh, deve esserci una chiave. Troviamola, IB. Intanto abbiamo un vaso per curarci. Ecco, adesso si apre la porta magicamente. Guardate, tutto un mondo fatto con i pastelli a cera. Una specie di frutto rosso. Andiamo qua. Un secchio, prendiamolo. Un coniglio di peluche. Ragazzi, Mary ci sta seguendo. Si è ripresa ed è pronta a seguirci. IB, Gary, dove siete? Contatto di con tanto di spatola sguainata, proprio inquietante. In pratica, qual è lo scopo di Mary? Non dirmi che era. Ci insegue. Mary è un quadro di guardiana, sì, il suo scopo è uscire da questo mondo, ma per farlo deve sostituirsi a IB o a Gary. Infatti sta cercando di uccidere uno dei due per prendere il loro posto. Il suo obiettivo più che altro è Gary, ma può anche, come avete visto, tenta anche di uccidere IB, come nell'episodio precedente. Allora, qui c'è un lago, possiamo riempirci il nostro secchio. Guardate, anche nell'inventario, vedete, sono disegnati un secchiello, è pieno d'acqua. La caramella, comunque, stavo cercando di spiegarvelo un po' di parti fa, ma non si può mangiare perché serve per fare il miglior finale, nel caso poi vediate. Allora, un tulipano, innaffiamolo, sboccerà, e otteniamo la chiave della galleria. La galleria è l'edificio con il tetto verde, sì, ecco. Chiave della galleria, guardate, ha disegnato IB, Gary e se stessa. Questa sicuramente è Mary che ha fatto i disegni. Una cesta, vaso di Pandora. Beh, dobbiamo aprirlo. Ah, mostra questi disegni, sì, che sono utili alla risoluzione di un enigma. Chissà cos'era tutto quello? Ah? C'è qualcos'altro nella cesta? Lo specchio piccolo. Uno specchio, beh, speriamo serva a qualcosa. Adesso c'è un'altra cosa da fare per saldare il nostro rapporto con Gary. Qui c'è... fa caldo al sole. Parliamo con Gary almeno 6 volte o più. Una. Wow, mi sento come se potessi addormentarmi proprio qui. Oh, accidenti, stavo davvero per isolarmi. IB, andiamo. 2. IB, sei venuta a vedere la mostra con tua madre e tuo padre, sì? Sono venuto da solo, non perché non abbia amici, certo. La galleria d'arte non sono proprio luoghi per gruppi di adulti. Ho pensato che sarebbe stato meglio vedere la mostra da solo, con il mio ritmo. 3. IB, tieni stretta la tua rosa, giusto? Assicurati di non perdere, non farla prendere a nessuno. Però ancora mi chiedo, perché abbiamo queste rose? Beh, ricordo una scultura a forma di rosa, una galleria chiamata Incarnazione dello Spirito. Chissà se c'è una connessione. 4. Ah, fa caldo, ma questo è un sole finto, no? Spero di rivedere presto un cielo vero. 5. Non riuscirò mai ad avere a che fare con le bambole. È stato traumatico, per non dire altro. In effetti, la galleria qui ha un'immagine di una galleria. Sono opere di Guerten, ho la sensazione che siano qualcos'altro. 6. Abbiamo ancora... No, vabbè, questo l'abbiamo fatto. Facciamo ancora 7. No, vabbè. Continuo a dire le stesse cose adesso. Facciamo 8, vai. Hai visto quella roba al vaso di Pandora? Chissà cos'era, forse niente di buono. Sarebbe troppo bello, altrimenti. 9, 8, facciamo, vai, 9, 10, sì, facciamo un bel po' più di qua, perché così possiamo stare tranquilli. Adesso metti lo specchio per terra, guardate, riflette il calore e scioglie il ghiaccio, niente male, vai. Oh, 4 minuti, ok, questo
L'enigma più difficile. Inizio, sì, va bene. Allora, qui c'ho una fotina su in quale ordine vanno premuti gli interruttori qui. Allora, il primo è questo qua. Bene. Il secondo invece è questo qua. Premilo. Il terzo è questo. Quarto, interruttore numero 4 è questo qua. 5, l'interruttore numero 5 è questo qua in basso. Interruttore numero 6. Interruttore numero 7 è questo. Mentre l'interruttore numero 8 è quest'altro. La sequenza era giusta perché ogni volta che sbagliavate vi toglieva un petalo e dovevate ricominciare la sequenza da capo. Allora, plastica. Ah, ok, va bene. Adesso con la chiave di plastica. Prima però direi di andare a salvare. La rosa è al massimo, quindi possiamo proseguire usando la chiave di plastica. Ah, si poteva salvare anche qui. Bene, salviamo. Allora, vai. Scatola dei giocattoli. Cesta dei giocattoli. Questa è la cesta dei giocattoli, è un po' grande, ma comunque. Diceva che c'era una chiave qui dentro. Non riesco a vedere il fondo. C'è davvero una chiave dentro, mi chiedo. Vuoi vedere? E Mary ci spinge nella scatola dei giocattoli. Ok, ecco Ib che si è ripresa. Non hai la tua rosa rossa e Gary non c'è. Allora, ecco la rosa rossa. No, petali per terra. Voi seguite le tracce di petali. Dovrete riuscire a trovare la rosa rossa. Eccola qui. No, eccola qui. Trovi la rosa rossa. La caduta sembrerebbe fatto perdere dei petali. Abbiamo solo uno di energia. Ragazzi, ecco Gary. Off. No, oh, ho preso una bella botta in testa. Ip, stai bene. Sto bene, bene. Ancora risaldato il nostro rapporto con Gary. Comunque. Questo posto è pieno di scarabocchi, che sia la cesta dei giocattoli. Siamo caduti dal piano di sopra, dopo che ci ha spinti. Beh, cerchiamo la chiave e usciamo. Salvataggio consigliato, perché adesso c'è da fare un punto veramente difficile, ma con le nostre abilità, non di enigmi. Ecco la chiave rosa. Però come la prenderemo? Tutti i giocattoli prenderanno... I giocattoli, tra virgolette, cosa non mi piace, proprio come prima. Tutti i giochi prenderanno vita e noi dobbiamo scappare senza subire danni. Ce l'abbiamo fatta. E per fortuna non c'è nessuno qui. Ragazzi, se non avevate fatto bene le cose, qui appariva Mary che uccideva Gary giocando a mamma, non mamma, con la sua rosa blu. Per fortuna niente. Questa stanza è cambiata? Salviamo. Allora, se farete per andare qui... Un attimo, Ivy, ci sono delle scale là, dovremmo darci un'occhiata. Ebbene, dobbiamo andare qui. Spine bloccano la strada, totalmente bloccata. Per dirci di non salire, forse? Dobbiamo pensarci in qualche modo. Tirale, bruciale. Se le tirate, ovviamente, cioè, bruciale, sì, suppongo che funzionerà. Se le tiravate, morivate. Mi sono completamente dimenticato di avere un accendino. Va bene, bruciamole. Grandioso, ha funzionato, Ib. Ragazzi, salvate un'altra volta. Adesso c'è, praticamente c'è lo scontro finale. Non è questo gran chissà che cosa. Questa stanza non è la cesta dei giocattoli, vero? A proposito, lo vedi, Ib? Il quadro sul muro laggiù. Penso di averlo visto prima. Diamo un'occhiata. Ragazzi, quel quadro sarebbe, ovviamente, avete già capito chi sarebbe. Chi c'è? Ip, Gary, state entrando bene? Come siete entrati in questa stanza? Andatevene. Mary, tu... Non fate un altro passo! Andatevene ora! 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 Andatevene! Veloci, Mary vi insegue. Dovete adesso esaminare il quadro, rimuovi il quadro, strappa il quadro, brucia il quadro. Il quadro è fisso, non è possibile usarlo. Esattamente, ragazzi, questo è il quadro di Mary. Il quadro da dove praticamente viene Mary. Si fa di tutta la stanza di Mary. Ti prego, fermati! E così finalmente facciamo fuori Mary e ce ne sbarazziamo, mandando all'aria i suoi piani di scelomodo. Oh, no! Mary
magari sembra un po' innocente, ma in tanti finali questo, se lui c'è un cumulo di cenere, questo e anche i nuovi della nuova versione fa veramente paura. Devo dire, le ragazze sanno essere spaventose. Beh, comunque è bruciato molto più violentemente di quanto mi aspettassi. Stai bene, Ip? Il vetro si è frantumato dopo tutto. Ah, la mia mano? Oh, è vero, ha un taglietto. Non me ne sono accorto, dovrebbe essere appena successo. Beh, non importa. Ragazzi, grandioso! Possiamo fare il miglior finale. Stai davvero bene, dai fazzoletto. Questa opzione è possibile farla solo se abbiamo un rapporto molto saldo con Gary. Noi decidiamo di dargli il nostro fazzoletto, che la mamma ci ha dato per il compleanno. Ah, un fazzoletto. Posso usarlo? Questi sono veri merletti, beh. Non vorrei esattamente sprecarlo. Troppo tardi, purtroppo. Oh, beh, lo prenderò comunque. Grazie, Ib. Beh, andiamo. Ah, se è vero che scricchiola. Mary. È un po' tardi, ma è stato saggio incendiare un quadro di Quartena. Se era il vero affare, allora valeva una fortuna, vero? Come ho detto, è un po' tardi. Guardate, qui è una spatola sulla... Cioè, davvero, non era umano, dopo tutto. Qui, guardate, una bambola blu sorridente. Ne ho abbastanza di questo, e non toccarla, Ib. Come ridere, Gary. Comunque, ragazzi, quel che è fatto, è fatto. Adesso possiamo usare finalmente la Pink Key per finire... Ah, qui c'è l'ultimo vaso del gioco, curiamoci. E non c'è più acqua. Salva il file 4. Usata la chiave rosa. Wow, è buio. Fai attenzione, Ib. Non c'è più la musica. Ragazzi, guardate, è un posto molto familiare, ma molto molto familiare. Hello, Ella! Questo posto mi è familiare, è praticamente la galleria di Quartena, ma in colori neri. Dunque, adesso, vedete, la stessa cosa, ma con i colori neri. Bisogna andare nel quadro Fabricated World, ovviamente. Bene, ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo, che sarà l'ultimo. Ciao!